Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Sorrow. E come al solito stiamo registrando a un orario ridicolo perché è tardissimo. Sveglia gente, qui non si dorme mai. Bene, bene, bene. Dove siamo rimasti l'ultima volta? Ci stiamo scervellando alla ricerca di modi per combattere. No, uè? Non ci stiamo scervellando su niente. Oddio, no. È tornata. No, riconoscerei quella risata ovunque. Jenny Viv ha preso il controllo della vostra nave. Eh no, eh. Ok, è ora di distruggere l'equipaggio robot. Va sul ponte e trova una soluzione. Sì, che alla fine trova una soluzione vuol dire distruggi qualsiasi cosa. Claptrop, sei bellissimo. Ti amiamo. Il problema è che noi stiamo sparando a dei robot adesso. Ma a parte che sono delle pippe rare. Hanno le scope in mano. Vabbè, sono i robot. Sì, cioè, cosa si aspettava Genevieve? Stiamo sparando con dei bidelli robot che ci sono stati aizzati contro. Fatevi sotto. Da quella disgraziata senza pudore e anima. Balex, pensaci tu. È troppo figo il fatto che ci stanno i soldati dell'Atlas. Sono i nostri. Che ti salti? Salto in giro, mi diverte. No, dove ci stai portando, bestia senza anima? Cosa? Placati. Io volevo andare alla fine del gioco. Un campo di asteroidi. No, è una ciappola. È una ciappola. Nel vostro computer. Non puoi fare niente per fermarla. Devo pensarci io. Vai, Balex, salva la situazione. Finiscono per fare sesso. Garantito. Ma quel sasso? No, forza, no. Vengo a sbatterti fuori. No, vai, viene solo a sbatterti. Sì, no. Tonno, no. Decisamente no. Sì, sì, ci hai preso. Ci chiudono il canale. Ok. Mi ha fatto uscire una risata troppo ritardata. No. Va bene. Brutto essere scarsi, vero Jellybean? Bene, gente, sto per rimuovere il blocco e riportare. Bene, vedi che si può sempre contare sugli orsacchiotti rosa. Oh sì, ma installa su un water? Vedi, Genevieve, in Borderlands, quando sei un IA militare, finisci sempre hai male. Hai tante possibilità. Diventare una doppietta, diventare uno scudo. Ah, è vero, lo scudo. Noi non prendiamo scudi, cioè non ti permettere. Dai, facci quest'arma. Vai, Marcus. Anzi, sai che c'è? No, prima devo fare... Devo spendere... Regà, c'è qualcuno che sta giocando a questo gioco e sa come spendere i soldi se non acquistando miglioramenti del magazzino, allora, no? Perché anche io credo che l'unica cosa sia questa. Cioè, per me... Le armi fanno cagare quelle che ti vendono. Ma anche quelle che trovi. Sì. Tipo un gabinetto rotto. E c'ha ragione pure lui. E ho giusto in mente chi... E dillo. Questa seccatura è andata. Non lasciarci col dubbio. No, Tannis, noi vogliamo sapere dove infilano Genevieve. Su niente, quale latrina? Lascia perdere, non fa niente. Comunque è vero, il loot di questo gioco è incredibilmente... È un po' scarsetto. Sì, madonna, dateci dei premi ogni tanto. La nostra incarcerazione ha dato i suoi frutti. Abbiamo elaborato un piano per aprire la cripta senza offrire la cena ai Calypso. Dici. Quello che cercano è il potere delle creature delle cripte, quindi sappiamo dove colpirli. Tannis sta studiando un modo per distruggere la creatura prima che Tyreen possa prosciugarla. Hai salvato la nave di nuovo. Grazie, Kill. Ehi, guarda che sono stato io! Non serve che mi ringraziate, ma sì, ho fatto tutto io! Tanto da qui non me ne vado, questa nave è spazio! Quanto è bello, Balex! Fantastico! La Sanctuaria ha anche una voce adesso. Perché no? Mi piace l'idea. Mi ha contattato Clay, dice di andarlo a trovare. A quanto pare ha scoperto dove è nascosto il prossimo frammento. E vai! Non essere gelosa senza stirpe. Guardo Lilith solo perché mi distrai. È colpa degli sviluppatori. So che anche tu la stai guardando. Anche lei, anche senza stirpe, fosse una donna sarebbe fantastico. No, fantastica. No, non tu, lei, tu, ah, tu. Io in realtà mi stavo perdendo. Ci fai pipì sopra. Scusa, che cazzo?
Ma non puoi. Okay. Si è buggato, l'ha detto a caso. Pure lui che incalza così. Fenomeno, bello vederti. Ciao. Mi servirebbe una mano. In passato ho lavorato con una squadra di contrabbandieri, le canaglie. Siamo Avevo molto maturi. Loro aiuto per trovare il frammento di chiave e così hanno fatto. Si sono infiltrati negli FDC e sono andati talmente sotto copertura che adesso non so come contattarli. Mi serve il tuo aiuto per trovarli. Vieni con me. Indovina cosa fa. Io non indovino, io verifico. Vediamo. Non ne ho idea. Oddio. L'occhio ha tantissime funzioni: lasciare messaggi segreti, nascondere tesori, segnalare punti di interesse, piazzare trappole. Dotazione standard per ogni canaglia. E adesso anche per te. Ok, ok. Come dicevo, le canaglie stavano lavorando a una serie di operazioni di salvataggio degli FDC mentre cercavano il frammento. Con l'occhio potrei scoprire che fine abbiano fatto. C'è un attimo una calmata. Ok. In post-produzione io dovrò tagliare, cioè dovrò fare qualcosa per coprire il fatto che noi stiamo ridendo interrottamente da 5 minuti. La mia faccia è tutta bagnata. Noi siamo. Che vuol dire? È stato lui. Allora, no, oddio, no, basta. Dobbiamo trovare è qui, è qui comunque. Dove è qui? Era qui a sinistra, ma gliela fai? Non riesco a entrare, a uscire. Ok. Vai, Ruth. Questa pistola, dai, altra merda. Bene, ora che ci siamo ripresi dall'attacco di Ridarella, dove troviamo il... Guarda come mi muovo saltando. Sei Super Mario, sei bellissimo. No, stavo pensando più che altro, visti i fiori bioluminescenti, che i tipi di Avatar veramente si inchinano a noi. Guarda, ah sì, cioè, sul serio. Guarda che agilità. Senti, te altro sei... Altro che un magazzino. Altro che... Ma un magazzino. La gente del cielo lì. Ah. Quella cosa lì di Avatar, ok. Niente, gli è presa brutta, Sorro non vuole farsi capire. No, allora, sappiate una cosa... Io quando rido, rido tipo per un'ora. Una volta sono scoppiato a ridere in biblioteca e non smettevo più di ridere. Mi hanno dovuto cacciare. Adesso, se vuoi concentrarti, seguimi e attraversiamo la porta e vediamo cosa è successo al gruppo di canaglie a cui si riferiva prima Clay mentre noi ridevamo. Vai, fai luce qua che è un casino. Dove cazzo sei finito? È morto? Mi sa che è morto. Watson, secondo me c'è stato un omicidio. Riesco a sentire l'odore della sofferenza e un pizzico di sardina fermentata. Perché? Merda, è Cassie, un genio del contrabbando. O almeno lo era. Ma l'ha riconosciuto dal puzzo? No, dal cadavere. Okay. A meno che non si riesca a riassemblarlo. Sì, giochiamo a fare Frankenstein. Non l'abbiamo fatto negli altri due Borderlands. No. L'orgoglio delle terre vaste, io e lui. E adesso non ne rimane che sangue e budella. Ma noi stiamo trovando una singola persona sui pezzi di altre persone. No, 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 non ho capito. Non conosco la faccia, ma quello è il documento di Archimedes. È morto davvero, cazzo. Prendi il suo documento, cacciatore. Potrebbe tornarci utile. Cioè, il capo era un nano. Stiamo rubando la carta d'identità a un nano. Morto. Sì. Credo che sia un reato. Cioè, c'è tipo scritto: non puoi rubare carta d'identità ai nani morti. Scansione in corso. Dacci questo pezzo della cripta. Sembrano usciti da Rainbow Six Siege. Sì, queste maschere. Tenere nascosto il frammento. La palude è piena di FDC. Ehi, ma che cazzo? Oh, sì. Ma come l'ha detto? Ma che cazzo? No, ho battuto la testa da piccolo. Qualcuno ha attaccato le canaglie di sorpresa e si è preso il frammento. Ma io non sono mica un detective. Noi sì, è stato il maggiordomo. Sempre colpa sua. Quale pulsante? Come l'ha detto? Premi quel pulsante. Premi quel pulsante. Ogni tanto capita che un contrabbandiere debba abbandonare un carico in fretta e furia. Le canaglie usano questo tracciabottino per recuperarlo. L'ho progettato io. Ci permette di localizzare e recuperare carichi ovunque nel pianeta. Lo useremo per trovare il frammento e chiunque sia stato a tradirci e rubarlo. Figo. Luce. Una pozza bioluminescente. Cose blu. Me ne ero dimenticato. Ogni canaglia possiede un documento come quello che hai recuperato da quel poco che rimane del mio amico Archimedes. Chiunque abbia massacrato le canaglie ha avuto abbastanza cervello da rubare i loro documenti. Fortunatamente ho qualche agente ancora vivo in missione. Che noi uccideremo. I loro documenti prima di attivare. Beh, oddio no, le canaglie in teoria sono buone. No, cioè... sono su alleati, è solo per... L'agente D. Di solito quando... Io sento gli altri su una linea criptata per avvisarli del tuo arrivo. Andiamo! Sì, no, ok, niente, dimentica quello che stavo dicendo. D ha teso una bella trappola a quegli FDC. Li tiene tutti in pugno, ipnotizzati.
finché non darai il segnale, i banditi non ti sfioreranno neanche. C'era da immaginarlo. I poveri stronzi stavano dietro Tyrion perché nessun altro li ha mai amati o anche solo guardati di striscio, ma non è un buon motivo per distruggere la galassia. Beh, dicono che la repressione sessuale sia la prima causa di violenza. Cosa, scusa? No, neanche per sogno. Ok, io direi che è il momento di caricare e prendere la carta d'identità di un uomo vivo. Sollievo, l'agente D è ancora vivo e in piena forma. Quando vuoi far saltare la copertura di D, spara a quel bersaglio con l'occhio della canaglia. Cioè, fammi capire. Cosa? Aspetta, che? Che cazzo? Ma quanto è lit la base? Ma a parte la base, ma quello che dice è bellissimo. Voglio vedere che succede se sparo e faccio. Che schifo! Che cazzo di problemi ho? È Obelix senza. Ah, è un Golia! È un Golia! Io, una donna Golia! Che orrore, Dio mio! È strano, la, è la molto versione, strano. La versione peggiore di un travestito. Ma quanto è arrabbiato? È un Golia senza l'elmo. Sì, ma è molto arrabbiato. Prima stava ballando. Sta con noi, cosa ti importa? Uccidi! È per questo e che fai siamo fuoco, qui. Vai Artyom! Fai quello che sta dicendo. Missili e fuochi d'artificio ovunque. Ok. No, ma mi fa morire. L'hai nuclearizzato, sì. Dio. Io non mi corre addosso in quel sei modo. No, no, mi è venuto aspetta addosso. Esco, ok. C'è un traditore tra noi e che ti serve il mio documento. È tutto tuo. Sono a disagio. Signora, la tessera sanitaria. Clay lo squarterà un pezzo alla volta. Se non lo trovo prima io. Va bene, consiglio un analista. Ora abbiamo quello che ci serve e possiamo tranquillamente andare a dire: ehi là, dacci il pezzo della cripta. Facci giocare ai detective. Scherzo, non farlo per favore. Io faccio quello che mi pare. Analizza il documento e attiva il tracciabottino. Alle porte che dicono spingi, io tiro. Vediamo che cosa avviene. E sai che c'è? Che non dovevo fare? Cos'è che non dovevo fare? Non dovevo sparare. Vabbè, è costoso. Poi finisce munizioni. Il localizzatore più sofisticato disponibile sul mercato. Efficace di droni, robot e quant'altro sotto ogni punto di vista. Ora, senza ulteriori quella parola lì che non ricordo. Ok. Cominciamo. Sei un pochino analfabeta, Clay, ma ti vogliamo bene comunque. Uguale. Oh, un grosso Jabber laser. Scimmia, fico. Sì, no, Jabber sì, laser suonava meglio. Da contrabbandiere. Se vuoi trovare qualcosa, usa un Jabber. Velocissimi, con un fiuto da segugio. L'abbiamo digitalizzato per evitare che cagasse dappertutto. È giusto, ok. Un'impresa di pulizie. Vai. No, non siamo un'impresa di pulizie. Vedo che hai trovato una cassa. Dai Jabber laser. La scimmia laser ci laser, sta portando. Laser gibone. Diamogli un nome affettivo. Allora, Jabber e laser. Dobbiamo scendere comunque, non dobbiamo salire. Sta andando via. Ah sì, mi sa che l'ascensore va preso per salire. No, Olo scimmia dice di andare di qua. No, aspetta. Ti ha trollato. Oh, lo scimmia! Mi sei hai tradito! Fatto trollare da una scimmia. Beh, sostanzialmente sì. Però non me lo far pesare che me lo dici così. Ti sei fatto trollare da una scimmia. Eh? Sono pur sempre i nostri parenti, molto alla lontana, meno pelosi. Super Saiyan, fammi salire. Cosa? Sì, dai, quando si arrabbiano si trasformano in grosse scimmie. Dragon Ball, Italia 1. Allora, fateci salire. In che zoo sei andato tu, scusa? Sì, nella mischia. Non date il cibo alle scimmie, ok? Che poi diventano Super Saiyan e li uccidono. Mi sembra corretto e giusto. Ehi, scimmia, la vuoi una banana? Ah, quei capelli dritti. Ora che abbiamo finito di dire cagate, io venderei. Io non ho niente da vendere, pensa quanto sono. Riprendendo povero. Il discorso del loot, ora, Gearbox, perché hai fatto questo? Cioè, forse è al nuovo gioco più. Ma dici che scala? Te giuro, manco mezza arma. No, proprio, no. Ok, mi muovo. Ho la sensazione che Archimedes sia vivo. Pensavo fossi morto. E traditore. Hai inscenato la tua morte per tradire le canaglie. Che saggio. C'avevi ragione, ci avevi azzeccato. Aurelia mi ha promesso due pianeti e soldi a sufficienza da collegarmi con un enorme scivolo d'acqua. Il nostro sogno, ricordi, sta finalmente per realizzarsi, Clay. Gran bel sogno. Sì, conta, è lo stesso nostro. Sono fiero di te. Cacciatore, ammazza questo traditore. Ricordami, pianeti collegati. È ma un nanetto. Un altro. Famogli e bullismo. Ficcalo in un'arma dietro. Dai, uccidilo prima che finisca di parlare. Zitta, guardi, basta. Siamo. Sì, si è arrabbiato. Sta ma vai a cagare. Consacrati. Fagli vedere che fine fanno i traditori. Lei è morto.
Lei è morto. Esattamente come mi aspettavo, cacciatore. Che ne diresti di unirti alle canaglie una volta concluso tutto? No. Sono tutti morti, ma lei. Sì, a parte questo, ma noi siamo cacciatori della cripta. Cronaca, Aurelia mi ha offerto una fortuna per tradire Wainwright e voi altri, ma io ho rifiutato. Montgomery Jacobs è stato come un padre per me. Beh, i Calypso l'hanno ucciso e Aurelia li ha aiutati a farlo. Quando tu e Wainwright deciderete di attaccarli, potrai contare sul mio aiuto. E sempre per la cronaca, questa volta non lo faccio per soldi. Uomo d'onore. Lei è un bel personaggio. Torniamo a casetta dove non ci sono pazzi. Ciao, Wainwright. L'operazione è andata alla grande. Ho buone notizie anch'io. Ho scoperto la posizione del terzo frammento. È proprio sotto il naso di quell'arpia. Potremo soffiarglielo e aprire la cripta in un colpo solo. Yes! Mi piace, anche perché io la sorella di Sir Hammerlock è la sorella. Detesto, sì. La disprezzo, perché? Perché faceva pure... No, in realtà era rotta su The Presequel, ma sì, mi però dà qua mi dà fastidio. Sì, capito, cioè... Oh, ho il naso strano e le labbra blu. Oh, sono molto ricca e faccio la stronza. Sì, no, no, no. Crudele demon, spostati. Dunque, diamo l'ennesimo frammento di chiave. Ciao. Questo mi ha salutato. Ehi, là, io, ciao, bello. La cosa mi intriga. I difetti di pronuncia sono sintomo di grande intelligenza. Voglio le munizioni. Abbiamo il nostro Jarvis personale come Iron Man. Bellissimo. Manca solo un frammento. Quando lo avrai trovato, ti raggiungerò alla cripta. No. Sì, no. Capisco la tua preoccupazione, Lilith, ma i fatti sono incontrovertibili. I Calypso saranno lì per nutrirsi della creatura della cripta. La mia presenza è necessaria per far sì che quando arriveranno non ci sarà più niente di cui nutrirsi. Fidati, stavolta tocca a me. C'è una sua scelta, Lilith. E poi dobbiamo pur fare qualcosa per impedire ai Calypso di ottenere ciò che vogliono. Lei è ancora ferita. Mi fido di te, Tannis. Fai come meglio credi. Sì. Grazie, Lilith. E Ava, le emozioni umane non rientrano tra le mie competenze, ma mi sento di affermare l'ovvio. È stato Troy Calypso a uccidere Maya, non Lilith. C'è già fin troppa morte e distruzione nella galassia. È possibile che questa non sia la famiglia che ti aspettavi, ma è l'unica che hai. Sei vero, ma giusto. Io... Sì, alla fine lei non ha ancora somatizzato il fatto che è morta Maya. Lilith. Wainwright sa dove trovare l'ultimo frammento di chiave. La cripta è vicina e stavolta, se i Calypso si faranno vedere, saremo pronti ad affrontarli. Non riesco a stare fermo. Bello carico, come dargli torto. Tu non saresti entusiasta all'idea di riprenderti ciò che ti hanno rubato? Sì, sì, sì. Cacciatore, non preoccuparti, la tua nave è al sicuro con me, bevi. Abbiamo la massima fiducia in te, Balex. Chiamiamo Balex. Noi ridiamo e scherziamo, ma Dio quanto è tetro. Cioè, sta diventando... Sì, è tristerello sto giochello. Nel 2 non moriva così. Ah no, aspetta.